non c'è mai stata, da quando New York è stata fondata, una classe così bassa e ignorante tra gli immigrati che si sono riversati qui come gli italiani. Scriveva il New York Times del 5 marzo 1882 e continuava: rovistano tra i rifiuti nelle nostre strade, i loro bambini crescono in luridi scantinati pieni di stracci e ossa o in soffitte affollate dove molte famiglie vivono insieme e poi vengono spediti nelle strade a fare soldi nel commercio illegale. È la nostra storia recente. 35 milioni di italiani emigrati tra il 1876 e il 1975. Partiti da tutta l'Italia verso mezza Europa, le Americhe, l'Australia. Accolti come straccioni, criminali, sporchi e superstiziosi. Fino agli anni 60 erano gli italiani che andavano a morire lungo le frontiere. Oggi sono marocchini, curdi, eritrei. Rileggere la nostra storia recente può aiutare ad avvicinarsi. Gli uomini e le donne, giunti da lontano, si lasciavano portare come le loro valigie da una fila all'altra e si stipavano come loro, in attesa. Venivano da villaggi invisibili sulla cartina geografica e dopo la lunga traversata erano sbarcati a Ellis Island. Erano un passo dalla Statua della Libertà che era arrivata un po' prima di loro al porto di New York. Il problema culturale nasce, secondo me, più dalla non conoscenza. I problemi immigrati sono altri. Il problema qua in Italia è che siccome è il povero che bussa alle porte, dà fastidio. L'extracomunitario americano, statunitense, che è extracomunitario, non dà fastidio perché è ricco. Il problema è che nasce con il povero, è quello lì che dà fastidio, perché anche questa cosa delle diversità, tutte chiacchiere. È un problema di classe, non è un problema di cultura. Nelle principali lingue dell'Africa non c'è una parola per designare la povertà, per designare il povero nel senso economico del termine. Le parole che si usano per tradurre il termine povero significano in realtà orfano.